Eccola qui, adesso lo andiamo a provare finalmente questo 850 nuovo Guzzi V7 versione anniversario. Mi chiedete che fine hai fatto, dove sei finito? Cioè, tutti abbiamo un po' la vita incasinata, io non faccio eccezione. Se posso pubblico video, se non posso non li pubblico. Come andrà sta moto? Rivoluzione delle sospensioni, rivoluzione del motore. Bene signori, siamo a cavallo della centenario. Adesso vado per terra per voi. Aspetta che ci sono anch'io, grande. E allora sto motore, sentilo qua. E porco cane. Allora, sono qui a Verona. Mi hanno detto una cosa, uno scoop pazzesco di cui io non solo non ero a conoscenza, ma che mi sembra una cosa assurda. Praticamente la colorazione centenario non è solo una colorazione, non è uguale a tutte le altre, ha ben 6 cavalli in più di quelle normali. Lo sapevate questa cosa qua, cari guzzisti? Allora, di questa moto dobbiamo sperimentare le sospensioni, quindi adesso andrò a prendere qualche buca e dobbiamo sentire questo motore, se è vero che ci dà tutta questa sensazione di potenza in più. Questi sono gli amici dell'Aprilia con l'RS660. Via, passiamo l'RS660, ragazzi. Ho capito io, ma insomma, facciamo sentire che anche il V7 può andare avanti e può passare queste sportive, quantomeno al semaforo. Quando sono ferme le passiamo tutte quante, le passiamo. Senti come spinge, via. Niente, è una frullina anche questa comunque, fa i ticchettii da tutte le parti, quel famoso bel ticchettio, quel suono delle aste, dei bilancieri che ci piace tanto. Sentiamo le buche? Interessante. Tutte le buche saranno mie. Ecco, questa più che un frullino sembra un macinino. Avete presente il macina caffè? Sarà perché è una caffè racer? Sto morendo dal ridere. Bello l'innesto del cambio, bello rumoroso ma comunque preciso. Senti come va il macinino, madonna santa, il macinino. Beh, cosa vi devo dire, è una V7, però è vero, le sospensioni sono molto migliorate. Eccoci, ok. Sentiamo questi 6 cavalli in più della versione centenario. È un bel mozzarellone, ragazzi, questa moto. È un bel mozzarellone di bufala. E per chi ha orecchie per intendere, intenda. Mozzarellone di bufala, questa centenario. Piacerà a chi la compra, già subito dal sound. Poi per il resto, ragazzi, è la V7, cioè io non ve la faccio neanche la recensione. Ecco, come comfort si sente che il culo appoggia dietro, cioè si appoggia dove c'è il rialzo della sella, che non è male, anche questo dà uno spunto di comfort in più, perché in accelerata ti si appoggia la chiappa sulla sella e via. Ecco le buche, via, anche in curva, anche in piega, vai e via, così è. È un macinino, ragazzi. Siamo passati da un frullatore a un macinino e io direi che ci sta. Guarda che belli che siete voi con ste moto, fatecele sentire. Quello che si sente è l'impressione proprio che sia una moto più cicciotta, ecco, più piena. È una questione di multisensorialità dell'esperienza, è difficile spiegarlo, dovete andarla a provare ovviamente. Però adesso andiamo a fare qualche curva e vediamo anche come si comporta, o come mi comporto io, o come si comportano le curve, o come si comporta l'universo. Vi devo dire che questo cruscotto con le orecchie da Spock, da Maestro Yoda, è più brutto da vedere in foto che non dal vivo, onestamente, vi dico la verità. Allora, devi premere tutta la leva. Premi bene e poi gli dai un colpetto. Molto divertente, non pensavo sinceramente. Fa più caldo? Sì. Guarda, onestamente lo sto sentendo anch'io. Mi ha fatto notare effettivamente che lì al semaforo che lo sentivamo, però boh, non lo so, quello non lo commento, tanto non è importante, chi se ne frega. I cilindri sono belli fuori come al solito, quindi sono belli areati. Guardate che bella che è Verona. Guardate che bella che è Verona. Le buche le prendo e funziona sta moto. Cioè, ovvio che ci sentono le buche. Attenzione, è come... Adesso non vorrei dire... sono come gli Hollins.
ma sono molto migliorati rispetto a quelli di prima. Quindi notizia confermata, finalmente posso dirlo anch'io. Tutta sta coppia in più non mi fa gridare al miracolo, si sente che va, ma non è una cosa che dici oh mio Dio cambio moto per il motore. Si sente, allora adesso non voglio neanche dire minchiate, si sente, però non è una cosa che fa, ti dice cambio moto, ecco. Oh, ma sapete che la frenata mi sembra migliore, cazzo? Dai, con ste moto! Aizziamo i giovani e i meno giovani. Vediamo di non andare per terra. Ai tornantini. Ah, Verona, che bello. Io venivo su queste strade in pausa pranzo dal lavoro, ragazzi. Mi veniva a fare ste curvette perché sono attaccate, cioè dal centro praticamente siamo venuti qua. Capite cosa vuol dire vivere a Verona? Capite la fortuna che hanno i veronesi in moto? Poi le strade più belle in realtà sono a Brescia, però ecco, è bello pastoso sto motore, dai, ci piace, non è vero che non... Orco boia, stavo andando nello sporco. Da delinquenti, gear shift. Non sapete che non sono abituato, ovviamente la mia, siccome la mia tende a entrare in curva prima per come l'ho modificata, non sono più abituato a guidare con una moto che va un po' più dritta, mi devo ricalibrare un attimo. Non voglio neanche esagerare, ragazzi, che non gli butto per terra una moto per niente, quindi li lasciamo andare su e niente, vince l'RS, sapete. Mi tocca dirlo, la mia impeditaggine once again si mostra in tutta la sua chiarificante chiarezza. Sì, allora si sente il motore, però onestamente vi dico, se pensate di cambiare moto per quello, vi dico di no. E se l'avete, ovviamente se dovete decidere tra comprarle e volete risparmiare, anche là vi dico andate tranquilli. Se invece ci avete i soldi, prendetevi questa che c'ha un bel motore pastoso, c'ha più coppia, c'ha più tutto. E là là come viene su bene. Sì, oh ragazzi, le sospensioni davvero bravi Guzzi, cazzo! Bravi che avete ascoltato! Porco cane, bravi che migliorate, Cristo santo! Porco cane, fate quello che fate. Sì, poverina, ho preso un folle. Bravi che migliorate, mi sono emozionato e inevitabilmente senti come macina sto macinino. Ma mi è venuta voglia di caffè. Mi è venuta voglia di caffè. Mi è venuta voglia di caffè. E brava Guzzi che ci fai fare sti giri. Ci fai fare un po' di curve che le proviamo le moto, che capiamo, che abbiamo la possibilità di farci un'idea. Non andare dritti, accelerare e frenare, che per quanto possa anche divertirmi, voglio dire, sarebbe anche il caso di dire, beh, ciao, insomma, capito, me la fai godere. E sappiate che se ho comprato, e adora di nuovo, ragazzi, mi emoziono, se ho comprato la frullina, ragazzi, sappiate che è perché ho potuto provare la moto all'open day su strade così e mi sono reso conto di che cosa vuol dire, invece che solo provarla a dritta. Ho potuto provarla per qualche minuto, per una mezz'oretta anche. Qui questo giro dura 40 minuti, è un bel giro,
E allora ragazzi, non ho nient'altro a dire, ricordatevi mozzarella di bufala, ricordatevi 6 cavalli in più questa versione centenario. Continuate a seguirvi, iscrivetevi e via. Senti come apre l'RS 660. Iscrivetevi, che così anche se ho la vita incasinata magari qualche video lo faccio. Signori e signore, io vi ringrazio e vi voglio bene, e quindi ci sentiamo alla prossima. Ciao. Ho di nuovo preso il folle. Ma Cristo santo, ma c'ho il piede drogato. Pensavo di far contenuto. Beh.